si affidano. Ora, ovviamente la prevalenza in linea è il taurasico, taurasica dice, però ci sono anche altri vini, tra i quali mi piace citare il Fiano More Maior, che pure matura il legno. Sapete che questa è stata ed è l'azienda storica della Campania, è una delle aziende storiche, delle poche aziende storiche d'Italia. La tradizione di questa famiglia è antica perché risale al 700, però storicamente, da un punto di vista della documentazione, risale al 1878, data l'iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino. Dovete pensare che la Camera di Commercio non esisteva una volta, fu creata per la prima volta nel 1808, nell'epoca cioè Napoleone Bonaparte, Gioacchino Murat, regno di Napoli. Ora, però in Campania, cioè nel regno di Napoli fu creata nel 1808, ad Avellino fu fatta nel 1834, però era facoltativa l'iscrizione ed era obbligatoria solamente quando si faceva l'esportazione all'estero, per cui mio nonno ha iniziato l'esportazione nel 1878, per cui è dovuto per forza iscriversi alla Camera di Commercio. Quella è la data ufficiale che risulta dai documenti. Ora, quell'epoca è anche storicamente importante perché è l'epoca in cui la fillossera aggrediva tutta l'Europa. La fillossera è una malattia della vite. Vi dico tutte queste informazioni perché venite qui, ovviamente, certe notizie per chi non le conosce possono avere una loro funzione. La fillossera era rappresentata da un verme che era arrivato in Europa dall'America, e l'America forse i regali ci fa, anche i regali in senso negativo qualche volta, no? Che succede? È arrivata prima in Inghilterra per il contatto commerciale che aveva maggiormente l'Inghilterra con l'America, e poi si è diffusa in Francia, in Italia, qui in Campania è arrivata agli inizi del secolo XX, cioè inizi Novecento. Ad Avellino è arrivata intorno al 20-30, cioè l'epoca della mia generazione si è trovata in pieno faceno dal punto di vista autobiografico, cioè la malattia della vite poco a poco si è sviluppata. Pensate un po' che ancora nel 23, storicamente, se ci sono i documenti, la provincia di Avellino era una delle province più produttive di Italia, veniva subito dopo la provincia di Roma, con 3 milioni di quintali di uva a quell'epoca. Pensate un po' che nel 1940 eravamo ridotti a meno del 10%, intorno ai 200.000 quintali di uva. Questo fatto ha determinato una evoluzione e una rivoluzione, perché la scuola enologica di Avellino, che era stata fondata da De Sandis, Francesco De Sandis, nel 1879, questa scuola, intorno agli anni 40, era retta da un preside il quale masticava i francesi e allora riteneva che rivoluzionare anche la biografia in Campania e in provincia fosse una cosa positiva. C'era la tendenza a portare Trebbiano e Sangiovese in tutta Italia, quindi anche questa pianificazione. In più il Merlot, il Cabernet, il Chardonnay in sostanza. Abbiamo corso, cioè nella mia generazione, un grosso rischio di vedere appiattito e pianificato i sapori, cioè e perdere quelle che erano
come si dice, le nostre origini storiche. Questa famiglia ha il merito di aver impedito tutto questo, perché abbiamo cercato di tutelare i vitigni agli animo, il piano greco, più tardi la palamina, ora, che poi sono diventati denominazioni di origine controllate, prima controllate e garantite. Queste per noi è stata una grande gratificazione, perché abbiamo cercato di tutelare le nostre radici. Perché? Perché dai documenti della famiglia, e parlo di libri antichi, libri che risalgono all'epoca romana, per esempio Plinio, che è vissuto tra il 24 e il 79 d.C., parla sia della vitis ellenica, parla della vitis aviana, cioè del fiano, la vitis aminea gemina, cioè del fiano. Ora, ma si parla anche della palanghena, che in greco significa legata al palo, cioè della palanghina. Ora, voglio dire, queste radici non erano solamente culturali, c'era veramente qualcosa da tutelare, cosa che abbiamo perciò cercato di fare, mantenere cioè i nostri caratteri, come noi siamo orgogliosi di certi sapori della nostra terra, mi riferisco al più banale sapore della pizza che si è diffusa a livello mondiale, come si dice, in tutti i sensi. Abbiamo cercato di dare un contributo alla tutela dei nostri sapori, anche perché meritavano di essere valorizzati, recuperati. È ciò che abbiamo fatto. Per cui questa realizzazione ha avuto un riconoscimento mondiale, perché tutti i giorni abbiamo l'onore di essere visitati amici come voi, come siete un poco conterranei, perché ci identifichiamo con voi, ma per esempio contemporaneamente oggi ci sono dei visitatori americani, per rifacendo dei cinesi, quindi erano dei cinesi, dei russi, cioè in sostanza è una dei coreani, è una visita costante che testimonia un riconoscimento.